Comincia la Supercoppa, la finale è lunedì, quattro squadre al via. Mi parlo immediatamente prima della disputa della prima partita, che è Napoli-Fiorentina, l'altra è Inter-Lazio, si gioca domani, sembra Riyadh, che è un campo che conosce bene il Napoli. Polemiche, come al solito polemiche. Perché polemiche? Perché c'è sempre la Juventus in mezzo e poi sembra un regolamento molto particolare, secondo alcuni fatto ad hoc per favorire l'Inter, anche per quello che riguarda i soldi che questa Supercoppa riesce ad avere. È stata spostata più volte questa data, questi giorni praticamente. Perché? Perché si aspettavano Juventus e Milan, gli arabi. Tanto è vero che Napoli-Fiorentina non sono stati nemmeno venduti tutti i biglietti dello stadio e non sappiamo Inter-Lazio se sono stati venduti. Cioè praticamente gli arabi stanno snobbando la manifestazione. Solitamente è sempre tutto esaurito quando si vanno a fare queste partite in quegli ambienti. Questa volta, addirittura, che sembra anche molto più, diciamo, ha già un senso, no? Fare questa situazione. Praticamente, hanno protestato. Volevano Juventus e Milan. Hanno detto ci avete imbrogliato, hanno detto ci avete avete barato, non avete portato le squadre più importanti, che facciamo vedere alla gente, i titoli dei giornali, le televisioni locali. Praticamente una polemica enorme che ha tenuto, diciamo, lontani i tifosi dallo stadio. La FIGC, la Lega Calcio, naturalmente, che avevano trattato le date, i campi, i soldi, sono andate notevolmente in imbarazzo, perché probabilmente ognuno gli hanno detto quali erano le squadre che si qualificavano per questa Supercoppa a 4, per la prima volta a 4. Quindi proteste a non finire per l'assenza della Juventus e del Milan. D'altra parte sono le due squadre che hanno vinto di più, le più importanti, forse le sole importanti del calcio italiano. Le altre, cioè, non li conoscono nemmeno fuori le loro città, se non per pochi. E quindi capirete bene che il disappunto c'è, hanno cercato di tenerlo sotto traccia, e invece in Arabia Saudita, per quanto possono essere, diciamo, all'oscuro del calcio europeo, poi non è che sono degli scemi, non sono mica, anzi sono sheikh. A parte gli scherzi, notiamo in questa fase anche, purtroppo devo dire, ancora imbrogli per quanto ci riguarda. Sì, perché hanno fatto il regolamento in una maniera molto particolare per quanto riguarda le ammonizioni. Vi ricordo che l'Inter ha due giocatori in diffida, tra cui Barella. E vi leggo il regolamento, guardate com'è strano. I giocatori in diffida che riceveranno un giallo durante le semifinali salteranno la partita di campionato e non l'eventuale finale. Quindi se i giocatori dell'Inter che sono in diffida saranno ammoniti, la squalifica la sconteranno
in campionato e non la finale, perché la finale la devono giocare tutti per una questione di immagine. Discorso diverso in caso di espulsione diretta o per somma di ammonizioni durante le semifinali. In quel caso il calciatore espulso salterà la finale di lunedì 22, cioè se prendi il rosso in semifinale non giochi la finale di lunedì. Allora, è un format molto particolare, un format che francamente è stato inventato, un format che sta facendo discutere. Perché sta facendo discutere? Perché c'è sempre l'impressione che si voglia favorire l'Inter. Perché c'è sempre il discorso che devono vincere per farli salvare. Allora, andiamo a vedere un po' come fino ad oggi la Supercoppa italiana non è stata considerata come una competizione a parte rispetto al campionato. Quest'anno invece comincia ad essere un po' così. Vi leggo un po', diciamo, l'input che la Lega ha dato. Non è stata considerata come una competizione a parte, al contrario della Coppa Italia, per esempio, motivo per cui le squalifiche rimediate in campionato comportavano l'assenza del calciatore nella manifestazione e viceversa. Tutto questo finché la Supercoppa si è disputata in gara singola. Con il nuovo format il regolamento si è dovuto adeguare e la Lega di Serie A ha specificato che le squalifiche, anche durante le gare di Supercoppa, avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate in tutto o in parte nella medesima edizione nella quale sono state combinate, dovranno essere scontate anche per il solo residuo nelle successive gare di campionato, fermo restando che alle stesse si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell'inizio della Supercoppa. A scanso di equivoci, la Lega ha poi stilato una serie di casistiche in cui viene specificato quando un'eventuale squalifica rimediata da un giocatore debba essere scontata. Sentite qua. Un calciatore espulso nella giornata precedente l'inizio della Supercoppa o con una sanzione residua sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa. Quindi uno che è stato espulso domenica scorsa può giocare. Un calciatore tecnico in diffida prima dell'inizio della Supercoppa che venga ammonito in semifinale sconderà la squalifica nella gara di campionato successiva, quindi non in finale. Un calciatore in diffida prima dell'inizio della Supercoppa, tipo Barella per esempio, ma ce ne sono anche altri del Napoli, che venga ammonito in finale sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa. Un calciatore in diffida prima dell'inizio della Supercoppa che venga ammonito sia in semifinale sia in finale, sconterà la squalifica nella gara di campionato successiva, alla conclusione della Supercoppa e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizione comprensivo delle due sanzioni. Un calciatore espulso in semifinale sconterà la squalifica nella finale, fatte salve eventuali ulteriori giornate di squalifica che saranno scontate nelle gare di campionato successive, alla conclusione della Supercoppa. Un calciatore espulso in finale sconterà le squalifiche nella gara di campionato successive alla conclusione della Supercoppa. In sostanza, scrive la Lega Calcio, tutte le ammonizioni arrivate a calciatori in diffida prima o durante la Supercoppa prevedono che la squalifica venga scontata nella prima giornata di campionato utile, quindi non in finale. L'unico incrocio all'interno della competizione riguarda un'eventuale espulsione in semifinale,
che comporterà l'assenza del calciatore espulso nella finale del torneo. Ecco, questo diciamo è il regolamento. Adesso andiamo a vedere i premi che si danno, perché è qui che... Allora, oggi Napoli-Fiorentina alle ore 20, domani Inter-Lazio sempre alle ore 20. Le due vincitrici naturalmente faranno la finale. Anche per la Supercoppa italiana è previsto l'utilizzo della tecnologia durante gli incontri, dunque saranno utilizzati sistemi già noti come il VAR, il Goal Line Technology e il fuorigioco semiautomatico, cioè tutte quelle situazioni che stanno portando l'Inter al primo posto in campionato. Sono mantenute inoltre le 5 sostituzioni durante le sfide, utilizzando al massimo 3 slot, escluso l'intervallo dal conteggio. Per quanto riguarda i premi alla società vincitrice, verranno così assegnati. Allora, 40 medaglie d'oro destinate a calciatori e tecnici della squadra, prima o seconda rispetto a quelle che sono le posizioni. L'accordo con l'Arabia Saudita prevede che si giochino in Medio Oriente 4 delle prossime 6 edizioni della Supercoppa, con 2 edizioni consecutive 2023-2024 in Arabia, poi 2 anni dove si giocherà altrove e infine le ultime 2 edizioni nel paese saudita 2026-2027. Per l'edizione 2023 l'accordo ha portato nelle casse della Lega della Serie A circa 23 milioni di euro. Di questo 2023 l'anno scorso, circa 16,2 milioni finiranno ai club partecipanti così suddivisi: 1 milione e 6 alle 2 semifinaliste sconfitte, 5 milioni alla finalista sconfitta e 8 milioni alla vincitrice. Cioè questi hanno blindato praticamente la posizione dell'Inter. Perché se l'Inter va in finale prende o 5 o 8 milioni. Si tratta di un aumento rilevante considerando che per l'edizione giocata nel gennaio scorso e vinta dall'Inter l'anno scorso, il montepremi era di circa 7 milioni e mezzo complessivi. Ecco, queste sono le arrivano notifiche, le indicazioni, insomma, ci troviamo di fronte all'ennesima marchetta pro Inter che francamente la dice lunga per quanto concerne la situazione attuale, che è una situazione molto grave, perché l'Inter ormai è una squadra fallita, le stanno praticamente studiando tutte per indirizzare l'Inter, per indirizzarla. E vedremo in queste due partite quali saranno gli atteggiamenti di arbitri e VAR. Quindi io che non mi vedrò le partite, vi ho voluto soltanto informare, ma voi ne eravate già informati, di quello che si sta verificando, perché questo è un ulteriore step dell'imbroglio nazionale per tenere in vita una squadra ormai fallita. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno. Alla prossima!